Beh, questo mondo digitale, questa trasformazione digitale dentro la quale siamo immersi, ogni giorno ci stimola nuove domande. Ma forse ce n'è una che più frequentemente ci viene in mente ed è: mi posso fidare? Mi posso fidare che riceveremo le scarpe che abbiamo ordinato su internet? Mi posso fidare di questo nuovo ristorante? Mi posso fidare di quel driver Uber invece del tassista che abbiamo incontrato fuori dalla stazione e ci ha fermato lì? Possiamo fidarci di trovare veramente quella casa che abbiamo ordinato e abbiamo prenotato su internet? Beh, le blockchain ci aiutano proprio a gestire meglio questa fiducia nel mondo digitale. Ma come fanno? Beh, pensiamo a tanti computer collegati in rete, come dei nodi di questa rete. E questi nodi che cosa fanno? Controllano la validità di queste transazioni. Ma transazioni diverse possono essere lo scambio di denaro, possono essere lo scambio di pratiche tra enti pubblici, possono essere la sottoscrizione di polizze digitali, possono essere lo scambio delle cartelle cliniche tra ospedali. Ma lo scambio di qualsiasi altro bene digitale. In effetti, le blockchain proprio distribuiscono ai nodi della rete la responsabilità di fare il controllo sulla validità e sulla consistenza di queste transazioni. E quando questi nodi trovano un consenso sulla validità di queste transazioni, le mettono in dei registri digitali e strutturano dei blocchi di transazioni concatenandoli l'uno all'altro, e queste sono le blockchain. Beh, le blockchain hanno tantissime tecnologie, ma di fatto è proprio questa validazione condivisa che è la tecnologia alla base di questa nuova fiducia digitale e che magari ci aiuterà a rispondere in parte alla nostra domanda iniziale. Immaginiamo adesso questa rete di nodi e di registri come un notaio. Ad esempio, sarà capitato a molti di noi di dover comprare o vendere una casa, e quando dobbiamo fare l'atto di compravendita abbiamo bisogno di un notaio, giusto? Proprio per non prendere delle fregature. E tra le altre cose, questo notaio cosa fa? Beh, per esempio, verifica l'identità delle parti, verifica che queste parti abbiano in effetti la proprietà o l'utilizzo, o abbiano, diciamo, la possibilità fondamentalmente di potersi scambiare la casa e i soldi da una parte e dall'altra. Certificheranno la data, ma soprattutto verificheranno che la transazione avvenga in modo consistente, cioè avvenga il trasferimento di possesso della casa e il trasferimento di denaro. Beh, pensiamo alle blockchain come a un notaio digitale distribuito, che permette a persone, ad aziende, a processi, a computer che sono indipendenti l'uno dall'altro, che potenzialmente non si conoscono e che non necessariamente si fidano l'uno dell'altro, di poter fare delle transazioni sicure, di potersi scambiare dei beni digitali, ma soprattutto di poterlo fare senza che ci sia un'entità centrale. Un'entità centrale che controlla queste transazioni, che le certifica, di fatto senza le cosiddette terze parti fidate. Ed è proprio così che nascono le blockchain. Nascono proprio dalla necessità di eliminare gli intermediari in quelle transazioni online che tutti noi facciamo nel mondo dell'e-commerce, ma soprattutto per ridurre i costi di transazione. In effetti, il concetto, le parole, Bitcoin, criptovalute, sicuramente le conosciamo meglio, ci sono più noti, ma di fatto tutte hanno la tecnologia blockchain dietro e proprio questi registri digitali distribuiti. E tutti, di fatto, hanno l'obiettivo di creare sistemi di transazioni sicuri, indipendenti, basati su questa
validazione condivisa, ma soprattutto per ridurre il costo delle transazioni. Beh, ma allora cosa c'entrano le blockchain con questa trasformazione digitale? Beh, la trasformazione digitale, se ci pensiamo un attimo, ci fa muovere su una sottile linea. Una sottile linea di confine tra velocità e fiducia. E pensiamo a quella funzionalità del one click checkout che forse molti di voi usano su Amazon, no? Che con semplicemente il tocco di un dito, il movimento di un dito, facciamo ordine e pagamento. Molti di voi l'avranno usata e di fatto questo ci toglie molti dei controlli, ci richiede molta fiducia, se non altro in noi stessi. Ma d'altra parte, dalla nostra esperienza d'acquisto, una grande velocità, una semplicità diventa molto più piacevole. Bene, le blockchain muovono in modo radicale questa linea di confine tra velocità e fiducia, e la fanno proprio in quei sistemi distribuiti che sono alla base della trasformazione digitale e li rendono più efficienti e più sicuri. E questo lo stanno facendo sia nel mondo della tecnologia, sia nel mondo dell'economia, ma forse soprattutto nel mondo dei social media. Beh, nel mondo delle tecnologie, pensiamo a quei sistemi basati sui microservizi o sui big data. Beh, in questi ambiti non necessariamente ci sono delle entità centrali che coordinano tutto, e forse non dovrebbero neanche esistere queste entità centrali. E proprio in questi ambiti le blockchain avranno un ruolo fondamentale per aiutarci a tracciare i dati in modo completo. Per esempio, aiutarci a mantenere la consistenza dei dati in una situazione dove i dati sono replicati volontariamente, oppure a darci trasparenza in queste reti complesse di servizi, o darci affidabilità rispetto a quelle fonti di dati esterne che ormai utilizziamo quasi sempre per prendere le decisioni. E nel mondo economico? Se è vero che la missione delle blockchain è quello di ridurre i costi delle transazioni, allora vuol dire che stanno ponendo le basi, lo stanno facendo veramente, di nuove catene del valore, più dinamiche, ad assetto variabile, catene del valore che non avevamo pensato prima. Pensate a quello che succede nel mondo delle assicurazioni. Adesso compagnie assicurative, broker possono offrire, possono negoziare quelli che sono i grandi rischi dei loro clienti, possono sottoscrivere polizze e possono gestirle su tutta la loro vita grazie agli smart contract. E gli smart contract sono proprio un altro pezzo fondamentale nella nostra storia delle blockchain, perché gli smart contract ci aiutano a scrivere quelle che sono le regole dei contratti, quelle che sono le condizioni dei contratti, e soprattutto ci permettono di rendere immediatamente eseguibili quelle condizioni contrattuali quando si verificano proprio quelli che sono le precondizioni a queste regole. Quindi rendono veramente molto veloce ed efficiente la gestione di tutto il ciclo di vita dei contratti e riducono in modo drastico le transazioni. Ma forse è proprio nel mondo dei sistemi sociali distribuiti dove blockchain ci potranno dare più una mano, dove forse potrà essere maggiore il loro contributo, forse più auspicabile, proprio per sviluppare questa fiducia reciproca. Pensiamo un attimo a quei fattori che hanno messo in crisi negli ultimi mesi la nostra fiducia nei social media. E quali sono stati? Le fake news, le false identità, i trolls, la mercificazione dei nostri dati personali. Beh, le fake news è un fenomeno con cui ci dovremo confrontare molto nei prossimi anni. E d'altra parte, i sistemi che abbiamo attualmente sulla rete non ci aiutano molto perché sono basati sulla raccomandazione, sull'interesse, è basata sui like, sulla condivisione dei link, su sistemi di upvote. Beh, sistemi fondamentalmente che sono stati del tutto inadeguati. Le fake news ci hanno dimostrato che sono facilmente aggirabili da persone malintenzionate.
da robot, da entità dedite esclusivamente a diffondere delle bufale sulla rete, proprio con l'obiettivo di orientare l'opinione pubblica, sfruttando quella grande potenza di fuoco dei social media. Beh, per fortuna ci sono alcune nuove società, alcune start-up che stanno cercando di utilizzare le blockchain per combattere le fake news, alcune di queste anche italiane. E ce n'è una molto interessante, il suo concept è molto interessante, è User Fits, che utilizzando dei metodi di Ethereum fondamentalmente crea dei protocolli e delle comunità di validatori di notizie, dei validatori di contenuti, che sono remunerati. Sono remunerati in base al lavoro di verifica delle fonti che fanno e quindi sono incentivati a evitare che queste bufale si diffondano sui social media. Beh, l'altro tema fondamentale nella nostra società digitale è la protezione dei nostri dati personali. Beh, da una parte sicuramente la nuova normativa europea, probabilmente qualcuno ne ha sentito parlare, la GDPR, sta aumentando la coscienza e sta accelerando quello che stanno facendo le aziende per proteggere i nostri dati, ma d'altra parte, dal nostro punto di vista, l'utilizzo delle blockchain ci può aiutare ad avere i nostri registri digitali, delle nostre informazioni personali e di definire e di eseguire regole per controllare il loro utilizzo, la loro diffusione e, perché no, la loro remunerazione. Anche in questo ambito ci sono alcune startup interessanti, proprio che lavorano con le blockchain per proteggere l'identità digitale, proprio per farci riappropriare dei nostri dati personali. Il concept di una di queste, che si chiama Helix, è particolarmente interessante perché, partendo dal concetto che le identità digitali sono il DNA di Internet, allora facilita il governo delle nostre informazioni personali attraverso delle sottoidentità, come degli avatar, che gestiscono tutte e sole le informazioni, tutte e sole le regole per gestire particolari sistemi, specifici sistemi di autenticazione. Per esempio, i nostri dati personali per i nostri account email, per esempio per la nostra Smart TV o per la nostra Smart Car. Ma alla fine, quello che sappiamo, forse l'abbiamo sempre saputo, che la fiducia reciproca è di fatto alla base delle nostre relazioni sociali, sia nel mondo reale sia nel mondo digitale. E come i social network hanno creato l'infrastruttura per creare queste relazioni sulla rete, le blockchain e la loro evoluzione potranno creare l'infrastruttura per sviluppare la fiducia in queste relazioni. Grazie.